Un cane o un gatto, quando entrano in una famiglia, la completano, perché non sono dei giocattoli, ma sono degli esseri viventi, con una loro, si può dire, personalità, sono capaci di atti intelligenti, di sentimenti e perfino di ricambiare il nostro affetto. Per tutte queste ragioni, quando si adotta un animale domestico, beh, la qualità della vita della famiglia sicuramente migliora. La presenza quotidiana di un animale in famiglia procura dei benefici psicofisici. Per i bambini, poi, la presenza di un amico a quattro zampe è complementare al loro sviluppo psicologico. Anzi, diciamo che fa sì che la paura della diversità che attavica negli esseri umani venga rovesciata nel suo contrario. Cioè il bambino capisce, frequentando un cane o un gatto, che la diversità non costituisce un pericolo, ma un arricchimento della natura umana, e quindi si prepara a diventare un uomo civile in futuro. Per le persone anziane, poi, il cane consente di mantenere una certa mobilità, bisogna portarlo fuori, e se si accarezza un gatto e si è avuto un infarto, beh, è più difficile che il fenomeno si ripeta. L'adozione di un animale domestico, in fondo, non è diversa dall'adozione di un bambino. Dal momento poi che nessuno ci obbliga ad adottare un piccolo amico a quattro zampe, è necessario, quando lo si prende in casa, essere pronti a fare qualche sacrificio. D'altra parte, ogni affetto comporta sempre che ci si sacrifichi in una certa misura. Quando si adotta un animale, bisogna tenere conto anche e forse principalmente dello stile di vita della famiglia. Mi spiego meglio. Se tutti i componenti del contesto familiare hanno dei lavori fuori di casa, per cui sono lungamente assenti, sarà meglio adottare un gatto che soffre meno di solitudine, perché alle origini era un animale solitario, che un cane che invece, vivendo alle origini come lupo in gruppo, ha più bisogno della vostra compagnia, e se non ci siete abbaia, uggiola e disturba i vicini, creando dei guai nel contesto del condominio. Ci si ricordi però che non sono degli uomini, e quindi si abbia un completo rispetto per la loro etologia, perché sennò si può perfino maltrattarli per troppo amore. Essere responsabili di un cane o di un gatto significa avere rispetto anche per il nostro prossimo e non arrecargli fastidio, soprattutto chi ha un cane e, andando in giro, questo cane produce degli escrementi che restano sul marciapiede, beh, sarà necessario che il padrone le rimuova di persona. È una faccenda sgradevole ma necessaria, e obbedisce a delle regole elementari dell'igiene e al buon gusto, e si incorre, anche se non lo si fa, nei rigori della legge, si può quindi avere delle multe. Molti pensano che il cane non vada educato, invece, siccome è un animale che lo si porta in giro e ha spesso dei rapporti sociali, bisogna far sì che sia un rispettoso degli altri, e che non sia troppo fastidioso, e quindi che si possa portare in società mantenendo un comportamento più consono a non creare delle difficoltà. Che il guinzaglio non sia una catena da ergastolano, ma lasci un po' di gioco al movimento dell'animale, che il collare abbia una targhetta di identificazione che ci permetta di risalire al proprietario, che si chiami il proprio cane con la voce dolce e non con dei richiami imperiosi, sono buona norma per un rapporto di educazione nei riguardi dell'animale che abbiamo adottato. Se è vero che l'uomo è quello che mangia, è del pari vero per l'animale, e quindi l'alimentazione del nostro piccolo ospite deve essere curata con estrema attenzione, a secondo delle sue esigenze fisiologiche e del suo stato. Se è in crescita, se è in gestazione, se è in allattamento, se è un adulto, se sta invecchiando, e quindi tutti questi elementi vanno considerati nel preparare la sua dieta. La scelta di alimenti pronti
può essere più equilibrata della dieta che viene confezionata dal padrone di casa con gli avanzi della sua mensa. Per adottare degli alimenti pronti, però, bisogna, secondo me, leggere attentamente l'etichetta, dalla quale si apprende.